Questa sera abbiamo con noi Gianfranco Fiore, coordinatore della sezione di Ciria Valle di Lanzo. Questa serata tu ci presenti uno dei punti di forza della Lega Nord di questo territorio. Sono segretario di sezione Ciria Valle di Lanzo e stasera Alessandro Di Lovigna, che è il nostro candidato alla Camera Plurinominale, ha fatto questo incontro con i giovani. Con i giovani, che vedete che siamo già in tanti e siamo molto orgogliosi di averli qui e far portare avanti il nostro progetto, che già da tanti anni che lo facciamo. E giriamo molto, facciamo molti gazebi, abbiamo fatto 5 gazebi in queste poche settimane. Abbiamo avuto un riscontro positivo delle persone, quindi siamo molto contenti di quello che Salvini sta portando avanti, perché sicuramente è un programma giusto e valido, perché capite che noi con i gazebi che facciamo sul territorio è importante, perché lui e dal federale riescono a capire le problematiche vere del territorio ascoltando noi, i segretari, che poi portano le idee della gente che conosce, che si trovano nei gazebi. Quindi hanno fatto un programma proprio reale, concreto, con i veri problemi che hanno adesso i cittadini, le persone, mamme, papà e famiglie. Ma allora, questa per la Lega è una campagna elettorale tutta in attacco. Dobbiamo ammettere che il territorio sta reagendo decisamente bene all'arrivo dei candidati della Lega. Noi siamo ovunque, siamo stati ovunque. In questi 15 giorni che mancano al voto del 4 marzo saremo ancora ovunque sul territorio. Come diceva Gianfranco, stiamo facendo una campagna elettorale improntata sul contatto con i nostri cittadini, quindi abbiamo gazebo in tutti i mercati. La Lega oggi si propone semplicemente di riportare un po' di normalità all'interno di questo paese. Siamo in una situazione oramai avanzata di normalità. Chiudiamo questa breve chiacchierata con gli esponenti della Lega Nord, con Alessandro Favero, che è consigliere comunale a Caselle per la Lega Nord e segretario della sezione. Favero, che cosa ci si aspetta da queste votazioni del 4 marzo? Beh, ci aspettiamo sicuramente una grande vittoria del centrodestra, che è l'unico raggruppamento politico che in questo momento può dare un futuro ai nostri figli, potrà abbassare le imposte, potrà far ripartire il mercato e soprattutto è l'unico gruppo politico che ha un programma vasto che comprende sia l'abbattimento delle imposte dal punto di vista IRPEF e IRAP, che quanto riguarda delle innovazioni anche a livello oltre che fiscale anche sul territorio. Quindi secondo me quello che mi aspetto è sicuramente un gran risultato del centrodestra. Quello che è importante è coinvolgere tutti i cittadini e fargli capire che il voto è importante, che non è una cosa inutile come purtroppo ormai sta diventando uso e abitudine non andare più a votare. Quindi il mio appello che posso fare è quello ovviamente di votare il centrodestra, di votare la Lega Nord, in modo tale da dare un futuro ai propri figli. Grazie.